La tradizione è andata avanti anche oltre il Covid. La tradizione è andata avanti, però non come gli altri anni, perché le persone hanno comprato la calza come simbolo e l'hanno riempita con solo prodotti di dolciumi necessari, giusto per riempire la calza, non come gli altri anni, con tanti prodotti all'interno, il giusto. Hanno deciso di mantenere viva la tradizione oltre il Covid, ma giusto un qualcosa di piccolo. Necessario, necessario, perché senza spreco, ecco. Questo Covid ci ha cambiato tutti, il modo di vivere, di il contatto con le persone, con tutta la nostra vita quotidiana. Anche in tempi di crisi si è costretti, insomma, a fare quasi salti mortali. Oggi specialmente che siamo chiusi dobbiamo fare il drive-in. Le vendite sono in ribasso sicuramente. C'è però comunque qualcuno che con tutte le difficoltà non rinuncia a un pensiero per i propri piccolini? No, non rinuncia mai. A giochi non si rinuncia. Okay. E che tipo di persone stanno arrivando qui? Da quali paesi? Insomma, dai paesi limitrofi oppure anche da più lontano? Dalle vicinanze, Pompei, Scafati, Torre, questi sono i paesi che stanno venendo qua. Ecco, sento anche a Torre Annunziata che non ha un vero e proprio punto di ritrovo per chi desidera acquistare un giocattolo, forse questo è il punto più vicino. Siamo uno dei più vicini, come giochi siamo uno dei più grandi. Vicino a questi paesi qua. Che cosa si aspetta quindi per questo giorno? È prevista anche più affluenza, magari anche nel corso della serata? Forse sì, durante la serata può darsi pure che verrà qualcuno in più. Avete fatto qualche promozione per qualche acquisto in particolare? No, oggi no, oggi nessuna promozione. Qual è la vostra speranza? Che finisca tutto più presto e ci togliamo queste benedette mascherine.